parola ad uno dei nostri ospiti, poi naturalmente commenteremo insieme anche quanto dicono loro. Quindi Laura Torsani purtroppo è stata coinvolta in uno di questi fatti molto gravi. Io ero insieme ad altri quattro ragazzi, cioè tre ragazze e un ragazzo, e erano sulla strada di ritorno sulla statale 16, sono usciti di strada e la macchina si è schiantata contro un palo della segnaletica. Questo palo non ha ceduto minimamente, è rimasto illeso in tutto e per tutto, mentre la macchina è diventata un catorcio. Di questi cinque ragazzi, quattro sono morti, fra cui mia figlia. E anche per la ragazza che è rimasta fra di loro, non sta certamente vivendo una bellissima esperienza a livello psicologico e di dolore. Quindi questo è il fatto. Un genitore quando perde un figlio rimane per un certo periodo vuoto, quindi non c'è nessun, non vuole avere nessun rapporto verso l'esterno, almeno quello che è capitato a me. Poi invece ci si comincia a fare delle domande e ti entrano dei se e dei perché. Allora, la prevenzione sulla sicurezza stradale. Lì io non capisco perché, pur essendo passati 2 anni e mezzo, nessuno, almeno per quanto mi riguarda, si sia interessato se si poteva evitare questo incidente e ancora di più se si può evitare che altri incidenti succedano in questo modo. Quindi poi ho avuto la possibilità di conoscere questa associazione, mi sono messa in collegamento con loro e addirittura loro sono stati così gentili, diciamo, di discutere il 24 di ottobre nel convegno che faranno a Torre Pedrera proprio il fatto dell'incidente in cui ha perso la vita mia figlia. Sono stati invitati i dirigenti dell'ANAS, i vari politici della regione, i vari sindaci di tutte le città che si affacciano sulla statale, il presidente della provincia e il presidente della regione. Quello che io chiedo è questo, che queste persone siano presenti a questo convegno per discutere su questa cosa, perché succedono queste cose. Quando in un'azienda, che ne so, dobbiamo fare tanta sicurezza, io pensavo a una macchina da falegnameria che deve avere la protezione, nessuno mette le mani sotto la sega volontariamente, come sulla strada nessuno vuole andare contro un palo, per cui perché questo palo non era protetto? Queste sono le domande che io mi sto facendo. Senta, io le chiedo una cosa, dopo quello che è successo, lei ha ancora fiducia nelle istituzioni? Lei pensa che potranno migliorare le cose? Penso di sì, perché le istituzioni sono fatte da uomini, non sono cose che nascono così, e io voglio credere ancora negli uomini, specialmente nei giovani che portino avanti queste cose, sono la società del futuro. Per me non chiedo niente perché non ho più niente da perdere. Comunque lei ha deciso di impegnarsi in questo senso. Però ho deciso di impegnarmi, quindi anche se a questo punto io non ho più niente da perdere. Proprio a Laura Torsani, se effettivamente c'è questa fase successiva, lei prima ce ne ha parlato un po', si sta impegnando, sta facendo il possibile, ma effettivamente si può passare ad un'altra fase. Abbiamo detto che il dolore non si cancella, ma no. Si può attenuare. Sì, molto probabilmente sì. Cioè il dolore si attenua col tempo, il ricordo no, e la ferita rimane sempre aperta e ogni volta che c'è un incidente questa ferita sanguina un pochino perché si rivive tutto quello che hai passato tu e sai quello che stanno passando i genitori, quello che passano tutti i familiari, gli amici, tutto quanto. E dopo, sì, come diceva Raduano, ci sono questi passaggi. Io, per me la ferita è ancora troppo fresca, sono passati appena 2 anni, ancora ne dovrà passare. E comunque la vita cambia completamente in una famiglia e credo che non ritorni più come prima, perché vengono a mancare degli equilibri che si erano creati in un gruppo familiare. Questi equilibri cambiano
e tu li devi ristabilire in un modo diverso. E questa è la fatica più grossa, è quello che noi stiamo facendo adesso. Perché poi all'inizio ci sono molte persone, molti amici che ti stanno vicino, ti aiutano, io questo devo dirlo, insomma ho avuto tantissime persone. Però c'è anche il fatto che molta gente invece non vuole sentire parlare di sofferenza, perché parlare di sofferenza fa male anche a chi l'ascolta, e quindi cercano di evitare il discorso sofferenza. Invece è meglio affrontarla. Se la vuoi elaborare, secondo me sì. Voi nella vostra famiglia riuscite a farlo adesso? È difficile quando si soffre insieme, cioè non c'è bisogno di parlarne forse, perché quello che provo io lo prova anche mio marito. Quindi sono cose che si trasmettono. Trasmettono con poche parole. Con gli altri ti accorgi che molte volte evitano di parlare di queste cose, non so perché, se è perché hanno paura di far male a te, o perché invece la sofferenza fa paura loro.